Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Il 2020 sta finendo per fortuna, quindi recap delle letture di quest'anno, che sono le uniche gioie appunto dell'anno. Sto leggendo le domande dal canale di Arianna di Little Black Bookshelf, che vi lascio su nelle schede nel caso vorreste recuperare il suo video. E giù nell'info box trovate le domande del tag nel caso vorreste rispondere giù nei commenti e farmi sapere come sono andate le vostre letture quest'anno. Allora, partiamo subito con la prima domanda. Miglior libro dell'anno. Allora, per me il miglior libro dell'anno è stato Il Signore degli Anelli di Tolkien, in particolar modo Le Due Torri. Sto partecipando a un GDL Spasso con gli Hobbit, abbiamo già letto Lo Hobbit e La Compagnia dell'Anello. Per quanto riguarda Le Due Torri, è ancora in corso, finirà il tempo il 10 gennaio, quindi troverete la recensione intorno a quella data. Io ho dovuto, per necessità studentesca, per l'università, perché poi gli esami, finire questo libro a dicembre e quindi farò la recensione comunque in questi giorni, perché poi appunto gli esami. E per me comunque Le Due Torri rimarrà sempre comunque il mio preferito nel Signore degli Anelli, non solo di quest'anno, ma sempre e comunque. Poi, seconda domanda, libro dell'anno più deludente. Beh, neanche qui ho dubbi. Per me è stato Hunger Games, Ballata dell'usignolo del serpente di Susan Collins, prequel di Hunger Games, che racconta della vita di Coriolanus Snow durante i 10 Hunger Games, quindi 60 anni prima rispetto alla trilogia madre. Mi aspettavo qualcosa di più movimentato, che ci fosse un po' più di carne al fuoco, ma tutto ciò non c'è stato. È vero che non mi aspettavo un libro all'altezza della trilogia madre, neanche che la superasse. Non è stato così, sicuramente come mi aspettavo, ma tutte le altre aspettative che avevo su questo libro sono state deluse. E non c'è niente, non racconta di niente. E comunque vi lascio su nelle schede la recensione che ho fatto per sapere un po' di più sulle mie opinioni per quanto riguarda questo libro. Poi, miglior autore dell'anno? Beh, sicuramente Stephen King. Ho riletto L'ombra dello scorpione per guardare la nuova serie TV The Stand, cioè appunto L'ombra dello scorpione. The Stand è il nome originale del libro in inglese. Quindi ho riletto questo libro e io Stephen King lo adoro. Ho intenzione di leggere anche altro, devo recuperare tutto praticamente. Invece, autore dell'anno più deludente, non lo so sinceramente, forse Susan Collins, anche se in realtà mi ha deluso solamente per quanto riguarda il prequel di Hunger Games, perché per il resto sinceramente non sono stata delusa da lei. Però non lo so, altri sinceramente non ne ho, non mi hanno deluso come autori, piuttosto solo il libro in sé magari. Poi cover migliore dell'anno, allora io rispondo con Il ladro di tatuaggi di Alison Bashman. Io adoro questa copertina, anche la copertina del tatuatore, il primo dell'autrice, mi piace, ma quando ho visto questa sono rimasta tipo così. È vero, il rosso è il mio preferito, il tatuatore ha comunque lo sfondo nero con dei disegni rossi e lo adoro, però con questo blu cobalto io lo adoro, blu elettrico, non lo so, comunque questa sfumatura di blu col nero, cioè io, raga, cioè, ammirate, bellissimo. Io lo sto ancora leggendo perché tra l'altro mi sto regalando a Natale, quindi per quanto riguarda il contenuto bisogna un po' aspettare per sapere cosa ne penso, però la copertina io me ne sono tipo innamorata tantissimo. Cover dell'anno più deludente? Bene, ahimè, devo rispondere con Noi ragazzi a Zori Berlino di Christian F. Il contenuto è tutt'altro che deludente, ma la copertina, regà, è bruttina, dai, è un po' bruttina, ma cos'è? Dai, un po' bruttina. L'ho riletto per riguardare il film insieme a una mia amica e adoro, cioè io l'ho adorato, non posso dire niente sul contenuto, insomma.
Poi, prossima domanda, miglior personaggio dell'anno? Anche qui sono un po' in difficoltà, in realtà. Se devo essere sincera, non lo so. Ne cito due, cito Christian F. dei Noi Ragazzi del Zoo di Berlino, non perché si è lasciata trascinare dalla droga e nel giro della droga, piuttosto nel suo tentativo di uscirne, anche se non è facile. Che poi ne sia uscita, sinceramente non lo so. Oppure posso anche citarvi Francis Sullivan del ladro di tatuaggi. Lo so che ho appena detto di non averlo ancora finito, che lo sto ancora leggendo, però ho una giustificazione. Perché Alison Bestman sta facendo un po' come Montalbano, no? Sta scrivendo una serie di thriller, questo è il secondo. Sono tutti autoconclusivi, come Montalbano, una serie di casi di Montalbano, però stile Alison Bestman, quindi il capo della polizia è Francis Sullivan, che abbiamo già ritrovato nel primo volume, il primo thriller, Il Tatuatore, e lo ritroviamo anche qui, quindi. Poi vabbè, Il Tatuatore l'avevo letto 2 anni fa, quindi questo lo sto leggendo quest'anno, quindi vi cito questo giusto perché lo sto leggendo quest'anno. Io Francis lo adoro, cioè io sono follemente innamorata di Francis. Solo chi ha letto questo libro o solo Il Tatuatore mi può capire, cioè dai, Francis Sullivan, io me lo immagino super figo e super bravo e vabbè, lo adoro. Ambientazione dell'anno. Allora, per questa domanda ho scelto Dormire in un mare di stelle di Christopher Paolini, che sicuramente conoscerete per il ciclo dell'eredità. Anch'io lo conoscevo solo per il ciclo dell'eredità, non è che abbia scritto altro effettivamente, solo quello schifo di sequel di Eragon che tipo perché esiste, non lo so, forse per rimettersi in gioco, forse perché stava scrivendo questo e volevo comunque tornare in pista. Io sinceramente non lo so perché esiste quel libro. Comunque, Dormire in un mare di stelle, secondo me, ha un'ambientazione fantastica, bellissima. Io adoro questo tipo di ambientazione, infatti si ambienta nello spazio, perché appunto i protagonisti devono affrontare una missione nello spazio e ciao. Io adoro queste cose. Dovrei leggere più libri di questo genere. Scusate, ma la copertina è tipo meravigliosa e fa un po' di flazzo con la luce. Cioè, adoro, adoro. Citazione dell'anno. Devo ammettere di non aver pensato a questa domanda perché non lo so. Io non mi soffermo molto sulle citazioni. Forse ne dirò una banale. Però secondo me ci sta pieno per quanto riguarda un fatto che è accaduto quest'anno, penso che accadrà anche nei prossimi mesi, nei prossimi anni, perché non è che così si cancella un pensiero, un'ideologia, però secondo me una citazione che può riassumere quest'anno, citazione di Silente nei Doni della Morte, quando dice ad Harry: "Non provare pietà per i morti, Harry, ma provala per i vivi, soprattutto per coloro che non provano amore." Dovrebbe essere così, e secondo me ci sta, racchiude tutto quello che è stato quest'anno, soprattutto per quanto riguarda la Rowling. Io dico e ribadisco che non sono con lei, non condivido le sue idee, però vorrei comunque condividere i valori di Harry Potter perché sono quelli che mi hanno accompagnato per tutta la vita, che mi hanno aiutato a crescere. Spero che possano essere dei valori, soprattutto morali, giusti un po' per tutti, soprattutto per i bambini che sono adesso dei bambini, possono crescere con Harry Potter, ma solo esclusivamente con Harry Potter e non con la Rowling. Comunque, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere appunto nei commenti le vostre risposte, ripeto, lascio le domande nell'info box nel caso vorreste rispondere, e iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!